Ben ritrovati cari amici social follower nei miei vari appunto network YouTube, Facebook, Instagram. Oggi, come vedete dall'immagine di video copertina, parliamo di vino, del vino. Perché quindi, prima di parlare di vino, bisogna parlare dei protagonisti che con la loro dedizione, con il loro sacrificio e passione, attraverso la produzione dell'uva e poi tutte le sue varie fasi di produzione, quindi la vendemmia, il mosto, il collegamento che vedrà mosto e bucce d'uva, e le varie tecniche, quindi avere per esempio un'uva più dolce, quindi più che è stata a contatto, diciamo, con il sole. Perché diciamo il vino non è il classico assaggio o bere il vino. Il vino vuol dire anche sentori, profumi, odori, fiori, frutti, spezie. È un mondo che per esempio io con i miei compagni di corso di formazione, dei bravissimi e molto esperti professionisti, sommelier astemio dell'AIS, Associazione Italiana Sommelier Sezione Svevia e Bari, ci stanno trasmettendo con molta passione questo amore verso il vino che, nonostante non lo assaporiamo, ma lo conosciamo appunto mediante, come ho detto poco fa, con l'olfatto e la vista. Perché, per esempio, anche attraverso un vino bianco, un vino rosato, un vino rosso, si può capire o cercare di capire quali frutti barra quali fiori ci siano in quel vino. E il vino ovviamente vuol dire calice, vuol dire bottiglia. Vari tipi di bottiglie, vari tipi di tappi e i diversi tipi di arnesi, di strumenti, il cavatappi, il secchiello con il ghiaccio, o per esempio il cucchiaetto che c'era nei tempi passati, se non antichi, per assaggiare il vino, quindi è un mondo tutto da scoprire che noi appunto della locanda del Giullare Ristorarte stiamo imparando grazie a queste persone meravigliose, esperte, straordinarie, che apprezzano molto questo modo di intendere il vino, anche per chi magari per varie motivazioni non può berlo o magari può apprezzarlo attraverso per esempio anche la frutta, l'ananas, le ciliegie, le mure, le frutte secche, le frutte candite, quindi
E ovviamente il vino ha una propria scala di riconoscenza, cioè il vino semplice, non caratterizzato, quindi per esempio un tavernello, un vino comune da tavola, oppure abbiamo i DOC, denominazione origine controllata, DOCG, denominazione origine controllata garantita, o IGP, quindi andiamoci piano, appunto il vino è una cosa seria, come anche no, gli spumanti fatti dalla loro frizzantezza e la loro spinta che ricevono da questa anidride carbonica sotto al tappo, tappi che sono di vario genere, tappo classico di sughero, sughero agglomerato, tappo a vite, tappo di vetro, tappo di silicone, eccetera. E poi per esempio, come abbiamo imparato alle ultime lezioni, per i vini molto di tanta annata, 20, 30, 40 anni fa, che quindi magari sotto si crea una polverina, si va quindi a inserire il vino in una sorta di contenitore di vetro. Bene, come avete visto anche dai miei canali social, ho messo anche la fotografia dove un po' abbiamo festeggiato il mio componimento riflessivo dedicato ai responsabili corso sommelier a stemma presso la locanda del Giullare Ristorarte. Quindi buone degustazioni a tutti per chi può, o buoni odori e sentori a chi può e chi ama solo sentire, imparare ad ascoltare i profumi del vino. Vino che ricordiamo non va bevuto tutto di tracanno, ma va con il calice, un bel giro di calice, e poi deve essere anche ben servito con la mescita, chiedendo al cliente: posso servirvi il vino, la decantazione e quant'altro. Bene, ci vediamo alle prossime occasioni, ciao!